Ora si Buona. registrerà la. Ci vediamo tutti. Ok, allora iniziamo con l'appello. Allora, il sindaco Sala è presente. Bettinelli. Presente. Caputo. Non la vedo. Ceccarelli. Ci sono, buongiorno. Cocucci. Non è ancora arrivata. Cucchi. Cucchi. Non c'è ancora. Poi De Marchi. Il Ci sono? consigliere Cucchi è Buongiorno. presente. Come? Il consigliere Cucchi è presente. Sì, ma non risponde. Lo vedo. Ok, poi consigliere De Vito. Presente. Consigliere Del Ben, presente. Presente. Consigliere Di Stefano, Presente. consigliere Fini Guerra, consigliere Presente. Fusco. Presente. Può accendere la webcam, Sì, guardi, ho cambiato adesso, mi sto collegando col cellulare perché non mi funzionava la telecamera, grazie. Ok. un attimo. Poi consigliera impiombato Andreani. Buongiorno. Buongiorno, presente. Consigliere Mantoan. Buongiorno, presente. Maviglia. Presente. Negri. Presente. Palestra. Poi Presente. Piscina. Presente. Consigliere Pozzoli. Okay. Presente. Poi consigliere Segala. Ok, Presente. consigliere Guccioni. Presente. Consigliere Variato. Presente, buonasera. Presente. Buonasera, consigliere Vassallo. Veneroni. Presente. Consigliere Villani, poi Presente. ho visto che è arrivata la consigliera Cocucci, Presente, grazie, buongiorno. la consigliera Caputo, Presente, buongiorno. e poi Cucchi, ho visto, ok, ora ci sono tutti presenti, è seduta legale, prima, Buongiorno, presente. ok, grazie Cucchi, prima di iniziare occorre completare attraverso nomina di capigruppo, come sapete. Ciascun consigliere eletti nelle varie liste vanno a formare i gruppi e in ogni gruppo deve designare il capigruppo. In mancanza di designazione, i capigruppi sono i consiglieri più anziani per cifra elettorale. Quindi, a parte il gruppo di Finiguerra, che c'è solo lui, quindi il dubbio non viene. Per gli altri, ho scritto oggi ai consiglieri Variato, Pozzoli, Di Stefano e Vassallo di designare i capigruppo. Diversamente le comunicazioni e la prima riunione la faremo con loro quando siete i più anziani per cifre elettorali. Consigliere Vassallo mi ha risposto indicando come capigruppo del gruppo C più C Milano Città Metropolitana il consigliere Ceccarelli. Chiedo agli altri tre, Variato, Pozzoli, Di Stefano, se hanno designazioni da fare o se me li faranno. Diversamente, siete voi i capigruppo, perché abbiamo una incombenza di riunire la conferenza capigruppo per designare i rappresentanti CDA di Idroscalo. Quindi devo sapere se convocare voi o se convocare altri. Se gentilmente potete dirmi qualcosa, grazie. Sì, sono Variato, buonasera segretario. Noi dovremo decidere questi giorni, mercoledì, quindi le farò sapere. Se non è troppo urgente, può aspettare No, fino a va mercoledì. bene, grazie. In settimana va bene. Sì, buonasera, sono Pozzoli. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, farò io il capogruppo. Ok. Grazie. Manca Scusate di gli Stefano. occhiali da sole, ma ho un problema all'occhio, eh. Perdonatemi. Mentre sono Di Stefano, buon pomeriggio segretario. Per quanto riguarda la Lega, abbiamo deciso Samuele Piscina. Grazie, prego sindaco.
Grazie, innanzitutto nominiamo scrutatori Cocucci, Caputo e Villani. Ok. Allora, prima di andare sul primo punto dell'ordine, primo unico punto dell'ordine del giorno, che è la convalida degli eletti alla carica di consigliere metropolitano, vi comunico le funzioni di vice sindaco metropolitano e conferimento. Abbiamo ottenuto la funzione di vice sindaco metropolitano alla consigliera metropolitana Michela Palestra e con decreto in corso di pubblicazione alla consigliera metropolitana Michela Palestra la delega alla pianificazione territoriale e al piano strategico, al consigliere metropolitano Francesco Vassallo la delega all'organizzazione personale, sviluppo economico, marketing territoriale, digitalizzazione e semplificazione. A Giorgio Mantuan la delega alle politiche giovanili, rapporto con il sistema dell'università e progetto Forestami. A Beatrice Luigia Elena Uccioni la delega alla mobilità e infrastruttura intesa come strade provinciali. A Diana Alessandra De Marchi la delega al lavoro e alle politiche sociali. Alfredo Simone Negri la delega all'ambiente e alla legalità. A Roberto Maviglia la delega all'edilizia scolastica, impiantistica, sportiva e la gestione dello scalo. Aurora Alma Maria Impiombato Andreani la delega ai parchi e all'attuazione delle zone omogenee. A Sara Bettinelli la delega alla sicurezza metropolitana, protezione civile e politiche della salute di area vasta. A Dario Veneroni, bilancio e patrimonio. E infine a Daniele Del Bene, la delega e funzioni di presidente del Parco Agricolo Sud Milano. A questo punto passiamo alla trattazione invece del punto 1 dell'ordine del giorno, la convalida degli eletti alla carica di consigliere metropolitano. Qui credo, segretario, che voteremo una volta anche per l'immediata eseguibilità. Ora, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, 267-2000, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio metropolitano, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma del capo 2, titolo 3 del decreto di qui sopra, e dichiarare l'ineleggibilità e l'incompatibilità di essi quando ovviamente sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del decreto stesso. Dal verbale dell'ufficio elettorale del 20 dicembre 21 risultano eletti alla carica di consigliere metropolitano a seguito delle elezioni tenutesi il giorno prima, il 19 dicembre. Per la lista numero 1, avente contrassegno, la città dei territori, lista ecologistica, ecologista solidale civica, alla quale spetta un seggio, Domenico Finiguerra. Per la lista numero 2, con il contrassegno insieme per la città metropolitana, 4 seggi, Francesco Variato, Alessandro De Vito, Silvana Fiammetta Vera Cocucci e Marco Segala. Per la lista numero 3, Fratelli d'Italia, 2 seggi, Alberto Pozzoli e Guglielmo Villani. Per la numero 4, Lega per Salvini Premier, alla quale spettano 4 seggi, Roberto Di Stefano, Samuele Piscina, Raffaele Cucchi, Ettore Fusco. E per la 5, avente il contrassegno C+, Milano Città Metropolitana, spettano 13 seggi, Francesco Vassallo, Simone Alfredo Negri, Michela Palestra, Bruno Ceccarelli,
Beatrice Luigia Elena Uguccioni, Diana Alessandra De Marchi, Roberto Maviglia, Dario Veneroni, Sara Bettinelli, Giorgio Mantoan, Daniela Caputo, Daniele Del Beno e Aurora Alma Maria in piombato Andreani. Ora, dovendo procedere alla convalida degli eletti, dobbiamo fare due operazioni, appunto l'esame delle condizioni dei consiglieri eletti, come detto prima, e la dichiarazione di ineleggibilità e incompatibilità, qualora vi fosse. Precisiamo che la convalida ha carattere accertativo dell'esistenza o meno di cause ostative all'investitura. Se è accertata l'insussistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o ostative alla carica prevista dal decreto 267-2000 riguardo ai consiglieri eletti che ho sopra citato, anche dalle dichiarazioni presentate dai consiglieri programmati eletti, con le quali i medesimi attestano l'insussistenza delle cause sopra citate. Pertanto, il Consiglio deve deliberare la convalida, ai sensi degli effetti e agli effetti dell'articolo 41,1 del già citato 267-2000. Come risulta la verbale dell'ufficio elettorale, io non so, è il caso che li ripeta, direi che sono quelli che ho citato prima, segretario, o serve che li ripeto? No, non serve. Quindi l'ufficio ha fatto l'istruttorio anche sulla base delle vostre dichiarazioni. Non sono emerse profili né di compatibilità né tantomeno di ineleggibilità. Se qualcuno vuole sollevare il problema, e questa è la sede, diversamente il sindaco può mettere in votazione la convalida. Come sapete, voi siete già consiglieri in virtù della proclamazione fatta il 20 dicembre, quindi siete già in carica il 20 dicembre, questo passaggio serve solo per accertare questi eventuali profili ed eventualmente avviarne la contestazione. Ricordo che quando il consiglio siede online, la votazione avviene per appello nominale e nel precedente consiglio, in genere per accelerare la votazione, visto che si procede per appello nominale, chiediamo sia di esprimersi sull'oggetto in sé, sia sulla immediata eseguita laddove richiesta della deliberazione che si deve andare ad adottare. Quindi se non ci sono sollevazioni, se non vengono sollevate questioni, si potrebbe aprire appunto la votazione. Ci sono eccezioni? Ok, allora procediamo alle votazioni. Prego, segretario. Chiedo per nominale, vi chiedo di esprimervi per entrambe, per la delibera in sé e per la mia visibilità. Partiamo dal sindaco, prego. Sì. Poi consigliere Bettinelli. Favorevole ad entrambe. Consigliere Caputo. Favorevole ad entrambe. Ceccarelli. Favorevole entrambe. Cocucci. Favorevole entrambe. Cucchi. Favorevole entrambe. De Marchi. Favorevole entrambe. De Vito. Favorevole entrambe. Del Ben. Favorevole entrambe. Di Stefano. Favorevole. Finiguerra. Favorevole entrambe. Fusco. Favorevole a entrambe. Impiombato Andreani. Favorevole ad entrambe. Mantoan. Favorevole ad entrambe. Maviglia. Favorevole ad entrambe. Negri. Favorevole, favorevole. Palestra. Favorevole ad entrambe. Piscina. Favorevole. Pozzoli. Favorevole entrambe. Segala. Favorevole ad entrambe. Uguccioni.
Favorevole sia alla delibera che all'immediata eseguibilità. Grazie, variato. Favorevole, favorevole. Vassallo. Favorevole entrambe. Veneroni. Favorevole e favorevole. Villani. Favorevole entrambe. 25 presenti e votanti, tutti a favore. Consiglio approva. Va bene, grazie a tutti voi. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, a meno che qualcuno abbia qualcosa da sollevare. Grazie, buon lavoro a tutti, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie, arrivederci a tutti. Buon lavoro. Buonasera. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie, buon pomeriggio.